Allora, buongiorno a tutti e benvenuti di nuovo a questo webinar del ciclo che stiamo facendo sul progetto FAST, sull'ambito A verso la transizione digitale. FAST Piccoli Comuni è appunto il progetto che intende supportare i piccoli comuni nella realizzazione, nel mettersi a passo, diciamo, sugli obblighi normativi del digitale e affiancando, diciamo, anche le vostre amministrazioni e quindi voi, dipendenti delle amministrazioni, nella realizzazione di progetti che possano appunto consentire, diciamo, una più facile transizione al digitale, una realizzazione di servizi più efficaci per la vostra comunità. Sappiamo, questo lo abbiamo detto tante volte, che ovviamente i compiti che un piccolo comune ha sono molti e le risorse spesso sono poche e quindi diciamo che questo il nostro progetto vorrebbe, diciamo, affiancarvi sia nel rafforzamento di competenze, perché ovviamente, insomma, anche le risorse non siamo tutti tuttologi, quindi diciamo serve magari anche, diciamo, qualche expertise particolare su qualche tema, e così come, diciamo, anche nella realizzazione proprio di attività in affiancamento a voi. Che cosa voi siete? 285 comuni che avete aderito alla manifestazione di interesse che è stata lanciata appunto per l'ambito A. Stiamo, diciamo, organizzando le nostre task force territoriali, diciamo, che a breve appunto interverranno e prenderanno contatti con voi. Stiamo avviando, intanto abbiamo avviato questo ciclo di webinar e in particolare, diciamo, la volta scorsa abbiamo parlato del documento informatico e della gestione documentale, diciamo, sottolineando con il nostro Michele Vianello, diciamo, quali sono state le novità introdotte dalle linee guida di AGID, che sono appunto entrate in vigore nel gennaio del 22, quali sono, diciamo, anche le semplificazioni introdotte e, diciamo, soprattutto qual è l'importanza della gestione documentale, del flusso documentale, per in termini anche di miglioramento organizzativo e di realizzazione, diciamo, di servizi più efficaci e più trasparenti per il cittadino. Le registrazioni dei webinar, tutti i materiali le trovate sulla nostra pagina Territori in Formez, Territori in Rete, in corrispondenza, diciamo, della notizia. Quindi diciamo che entro domani mattina avrete comunque la registrazione anche di questo webinar e nonché la messa a disposizione di tutte le presentazioni dei relatori. Oggi diciamo che parliamo del responsabile della transizione al digitale. Ce ne parlerà David Harris, che avete già conosciuto in un precedente webinar, che appunto ci ha parlato delle istanze online, dei servizi online, e lui è appunto stato direttore generale del Comune di Sassari, è stato responsabile della transizione al digitale, quindi diciamo ha un'esperienza proprio di importante di lavoro con i comuni su questi temi. Poi avremo la presentazione invece di una testimonianza di Luca Morocutti, che è un responsabile della transizione al digitale, che ha realizzato nella propria appunto nella comunità montana della Carnia, hanno realizzato, diciamo, si sono associati per appunto svolgere insieme questa funzione molto importante e fondamentale per la transizione al digitale. Quindi parleremo, diciamo, oggi di questo, di quali sono le funzioni, di quali sono gli obblighi, di quali sono le sanzioni in caso anche di mancata nomina del responsabile della transizione digitale. Quindi alla fine, diciamo, poi potrete porre le domande, quindi cominciate, diciamo, a inserirle anche in chat se volete. Io darei intanto la parola a David. Grazie Reni, devi cancellare lo schermo, per Sì, favore. certo. Condivido il mio e vediamo. Ok, quindi buongiorno a tutti. Oggi l'argomento è
il responsabile per la transizione al digitale e vorrei dire che faccio riferimento solo a due documenti, ovviamente il CAD e poi il circolare dell'allora ministro Buongiorno del 2018, perché non solo ha approfondito qualche argomento inerente a questo ruolo, ma è anche un po' inusuale per l'enfasi che ha dato un intero circolare dedicato a questo argomento, dicendo fondamentalmente ai comuni: fatelo, nominate questa persona. Il ruolo, quando parliamo un po' dal punto di vista di comuni, i suoi obblighi, le sanzioni che può incorrere se non nomina e attua quanto previsto dalla normativa, e poi proprio l'RTD, quali sono le responsabilità, i poteri che ha la legge, che la legge gli dia, gli aspetti manageriali, scadenze e reti di aiuto. Ci tengo molto a parlare un attimo di questi aspetti manageriali, perché se noi vediamo l'RTD come un ruolo prettamente tecnico o giuridico, abbiamo già perso la battaglia per la transizione al digitale. L'RTD, assieme al vertice politico, il sindaco, loro due sono i due attori principali nel un processo molto complesso di cambiamento. È un cambiamento interno all'organizzazione, quindi un cambiamento culturale, organizzativo, di processo, ed è un cambiamento esterno riguardo il pubblico. Dobbiamo vedere la transizione al digitale, quindi il responsabile per quella transizione, come un processo, un progetto di cambiamento complesso. Per attuare questo processo, l'RTD ha i poteri e reti di assistenza, un po' di scadenza e così via, che lo vediamo. Beh, dobbiamo iniziare all'inizio. In 2016 viene istituito formalmente questa figura, quindi ciascuna pubblica amministrazione affida un unico ufficio dirigenziale generale, fermo e stando, eccetera, il ruolo, quindi si individuano l'ufficio tra quelli di livello dirigenziale oppure ove se ne siano privi o responsabili fra le proprie posizioni apicali. Già in 2016 stesso CAD osserva che questo ruolo può essere fatto anche in forma associato. E anche qui vorrei dare molto attenzione. Dopo avremo il dottor Muracuti che ne parlerà, perché lui fa questo ruolo per un insieme di comuni, che molti piccoli comuni hanno gravi problemi a trovare una figura che può svolgere questo ruolo, e è molto consigliabile, quando uno è in quelle condizioni, cercare di associarsi con altri comuni. Vabbè. Poi il circolare del ministro. Dicevo l'importanza, con la presente circolare, nella convinzione della centralità del ruolo ai fini della trasformazione, si richiamano le amministrazioni a provvedere con ogni opportuna urgenza all'individuazione dell'RTD. Adesso sono passati altri quasi 5 anni, 4 anni e mezzo, e non tutti i comuni hanno nominato un RTD. Dopo vedremo che l'AGID ha poteri sanzionatori e può usarli, e sono pesanti. E se un comune 7 anni dopo la definizione del ruolo nel CAD, 5 anni dopo questo importante richiamo da parte del ministro, non ha ancora nominato questa figura, è pressoché garantito che prima o poi arriva all'AGID con una sanzione importante. Quindi sempre i circolari del ministro. La novella, con riferimento ai compiti relativi alla transizione, risponde direttamente all'organo di vertice politico o in sua assenza quello amministrativo dell'ente. Questo è chiaramente un ruolo primo inter pares per quanto riguarda
tutto quello che è attorno alla transizione al digitale. Okay? Risponde al vertice direttamente, quindi richiedono un dirigente, un dipendente in posizione apicale o già titolari di posizione organizzativa. Ne consegue che il ruolo non deve essere svolto da un componente dell'amministrazione, il sindaco o un assessore, in quanto viola palesemente il principio di separazione tra funzioni del vertice politico e del vertice amministrativo. Quindi se c'è un assessore, un sindaco che sta svolgendo questo ruolo, non è corretto. Deve essere un dipendente del comune o un dipendente di un altro comune in associazione, non un ruolo politico. Poi, sempre in questo circolare, è utile precisare che le amministrazioni dello Stato possono bla 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 in forma associata. Tale opzione organizzativa raccomandata specialmente per le pubbliche amministrazioni di piccole dimensioni può avvenire in forza di convenzione o per i comuni anche mediante l'unione di comuni. Quindi è previsto, è suggerito, è caldeggiato dalla legge, dal Ministero, dall'AGI, che piccoli comuni che hanno difficoltà a trovare figure con le competenze informatiche, giuridiche, manageriali, si mettono in forma associata e condividono il ruolo. Vediamo i poteri che sono dati dall'articolo 17 del CAD. Coordinamento strategico dello sviluppo dei sistemi informativi di telefonia e di telecomunicazioni, eccetera. Indirizzo e coordinamento dello sviluppo, sia interni che esterni. Indirizzo, pianificazione, eccetera, della sicurezza informatica relativo ai dati, ai sistemi e alle infrastrutture, anche in relazione al sistema. Qui cominciamo a vedere i primi necessità di interagire con altre figure identificate, il responsabile per la gestione documentale e così via, perché la sicurezza dei dati è in capo all'RTD. Lavora con e è responsabile per la gestione documentale, è responsabile per la conservazione a norma, ma la parte di sicurezza di quei dati, quei documenti, è compito dell'RTD. Deve assicurare accesso ai soggetti disabili, agli strumenti e promozioni, quindi agli strumenti interni, ai colleghi interni. Devono avere strumenti informatici che consentono alle persone ipovedenti, eccetera, di utilizzare gli strumenti e idem per il cittadino, per deve avere accesso al sito web, quindi il sito deve essere scritto in modo di renderlo accessibile e come abbiamo visto in un altro webinar, è proprio necessario fare questo tipo di dichiarazioni all'AGID. Poi deve fare l'analisi periodica della coerenza fra l'organizzazione e l'utilizzo delle tecnologie a fine di migliorare soddisfazioni, eccetera. Qui entriamo nel concetto di feedback con gli utenti. Come abbiamo discusso in un altro webinar, tutti i nuovi servizi online, servizi digitali online, ci deve essere per ogni servizio la possibilità di esprimere una valutazione, un feedback continuo e c'è un dovere da parte di comuni di leggere, seguire quel feedback e cercare di migliorare. Qui siamo nell'ottica della qualità con un miglioramento continuativo. Poi c'è cooperazione alla revisione della riorganizzazione perché va senza dire più di tanto che non si digitalizza senza cambiare l'organizzazione. La transizione al digitale implica una modifica di processi e organizzazioni. E qui entriamo anche nel ruolo manageriale. Quindi a funzione di indirizzo e di pianificazione, coordinamento, monitoraggio della pianificazione, progettazione delle iniziative rilevanti,
promozione delle iniziative attinenti all'attuazione delle direttive che arrivano dal Presidente del Consiglio, dall'AGI, dal Dipartimento per la trasformazione al digitale. Altri ruoli di pianificazione, processo di diffusione all'interno dell'amministrazione, identità, domicilio, posto, protocollo e così via. Pianificazione, e qui se il vostro comune ha un responsabile per gli acquisti, questa persona deve coordinarsi con l'RTD, perché gli acquisti di soluzioni e sistemi informatici sono coordinati dal RTD. E ci sono anche attività che devono essere dichiarate all'AGID per acquisire beni informatici con modalità molto specifica che fa parte del processo di transizione. Poi, nel circolare ministeriale suggeriscono qualche altro potere, suggeriscono, caldeggiano, no? E questo processo, perché l'idea è di ricondurre questi ruoli, la volontà del legislatore di ricondurre questi ruoli al vertice dell'amministrazione. Quindi, questo in un comune dove ci sono dirigenti, ha il potere di costituire i tavoli di coordinamento con gli altri dirigenti o i referenti nominati da loro. Normalmente in un comune con dirigenti questo è un ruolo, cioè la conferenza dei dirigenti è normalmente un ruolo svolto dal segretario generale o direttore generale, ma qui stiamo dicendo con riferimento a queste transizioni è un potere speciale che è suggerito viene data a questo ruolo. Costituire gruppi tematici per singole attività, proporre l'adozione di circolari e atti di indirizzo sulla materia di propria competenza. Ancora, adozione dei più opportuni strumenti di raccordo con le altre figure. Poi ne parliamo, per esempio, responsabile della gestione documentale, responsabile per la conservazione, responsabile per la protezione dei dati personali, responsabile per la prevenzione della corruzione e della trasparenza. Questi sono tutti ruoli che devono interagire continuamente con l'RTD, o che l'RTD deve interagire con loro. Ognuno ha le sue specifiche responsabilità, ma c'è un flusso continuo di comunicazione e attività fra i due. Poi la relazione annuale sull'attività svolta dall'ufficio, e l'ufficio sostiene l'RTD, altrimenti l'RTD è veramente un organo monocratico che non è corretto, ma si crea un ufficio anche per assistere nelle scelte. E poi si chiede perché, a differenza del, per esempio, il Data Protection Officer, no? L'RTD deve essere un soggetto interno all'ente o a quell'associazione dell'ente. Cioè, se il DPO può essere un esterno, perché l'RTD deve essere all'interno? E i motivi sono diversi. Anzitutto si parte dal fatto che devono analizzare la coerenza tra l'organizzazione e l'utilizzo delle tecnologie digitali. Difficile fare questo se non conosci quell'organizzazione, se tu sei esterno all'organizzazione, perché c'è un'interazione continua fra l'organizzazione, il processo e le tecnologie digitali. Difficile acquisire questi da fuori se non hai avuto quantomeno un lungo rapporto col comune. Poi, perché fra i prerequisiti richiesti dal CAD c'è adeguate competenze tecnologiche di informatica giuridica e manageriale. E qui torniamo al mio punto di partenza, che il RTD, rispondendo direttamente all'organo di vertice politico, con un ruolo gerarchicamente superiore ad ogni altro dirigente nell'attuazione di queste iniziative,
è uno dei due motori attuatori governatori del processo molto complesso di cambiamento che è la realtà della transizione al digitale. La transizione non è un processo asciutto, assettico, tecnico, è un processo di cambiamento organizzativo e nella cultura dell'organizzazione. E l'RTD operativamente governa questo processo. Il sindaco politicamente sostiene le azioni di suo RTD e l'RTD deve essere il motore attuatore di questo. Adesso, se posso, voglio fare una piccola digressione dall'RTD e vorrei parlare qualche minuto del il processo di cambiamento, perché se non lo capiamo l'importanza di questo, se non inquadriamo l'agenda digitale, la transizione al digitale, che per definizione transizione è un cambiamento, va inquadrato come questo tipo di progetto e va gestito come tale. Quindi qualche accenno, se mi permettete, sul cambiamento, lezioni generali, no? Su cambiamenti. Primo, ci sono tre idee di cui dobbiamo finire, perché non è vero. Cambiamento non è lineare. Non è un inizio, una fase intermedia, una fine, tutto programmato va avanti come preciso. Non funziona. Il cambiamento è continuo, va a cicli e raramente va come è pensato. È molto raro vedere un processo di cambiamento organizzativo che va avanti esattamente come è stato programmato. Ci sono conoscenze e strategie emergenti che non si può prevedere a monte. Secondo, il cambiamento in un'organizzazione è un processo emotivo, perché stiamo cambiando come le persone in nostro ente lavorano. Right? E l'ente è un essere umano posto di fronte a questo bivio e dunque una decisione, right? Deve essere consapevole e saper gestire i suoi propri stati. Cioè, nostri colleghi possono creare delle resistenze al cambiamento o possono agevolare il cambiamento. E il governo del processo determina se il processo è ad ostacoli o se va molto più liscio. Quindi il cambiamento non agisce solo sui sistemi e sui processi, perché cambiare significa modificare una strategia dell'organizzazione. Si adattino, i nostri processi devono adattarsi. Okay? Quindi gestire il cambiamento in un comune, un ente pubblico, vuol dire gestire le persone soprattutto. Right? Lo sapete benissimo che la pubblica amministrazione è una struttura fatta da persone che erogano servizi a persone, anche ad imprese. L'unica vera leva di produzione che è presente nella pubblica amministrazione sono le persone. E saper gestire, governare, coinvolgere le persone in questi processi è l'essenza di gestire nella pubblica amministrazione. Quindi non funziona come questo disegno, stato attuale, implementare, bla bla bla. Non funziona così, ok? Le persone vanno coinvolte continuamente, colleghi e poi i cittadini. Ne abbiamo anche discusso la necessità di comunicare col pubblico, ma dobbiamo anche comunicare e coinvolgere con i nostri colleghi. Right? Il cambiamento organizzativo, cambiare, coinvolge le persone e il tempo, i colleghi devono aggiustarsi a queste transizioni. Ogni persona ha la propria prospettiva e i propri obiettivi, alcuni sono favorevoli, come dicevo, lo vedono come un'opportunità, altri lo vedono come difficoltà. Quante volte l'abbiamo sentito, ma i miei colleghi sono tutti cinquantenni, questo è difficile per loro. Non è vero, a 50 anni i nostri cervelli continuano a funzionare bene e possiamo cambiare se siamo motivati a cambiare. E quindi la gestione, il management processo
significa pesare queste variabili, gestire il tempo, la modalità di divulgazione, il coinvolgimento dei colleghi nel processo. Il ruolo sembra monocratico e autoritario, ma se la gestite così, se è preso così, fallirà assolutamente. È un ruolo di governo che deve coinvolgere i colleghi. E quindi, come mi dicono per questa transizione al digitale, a volte non è facile fare queste transizioni, ma l'alternativa è spesso peggio e in questo caso è garantito che sarà peggio perché arriverà l'AGID con poteri sanzionatorie. Bene. L'equilibrio, perché è difficile? Perché c'è un'organizzazione è fatta di non solo regolamenti e cose formali, ma accordi fra le persone, accordi taciti, non necessariamente espliciti, prassi, codici di condotto, attese, valore, culture professionali. Come facciamo le cose in questo comune non è necessariamente come facciamo le cose in un altro comune. Quindi proporre e attuare i processi di cambiamento organizzativo significa cambiare questi equilibri, cioè ridefinire la ripartizione dei poteri, riscrivere i ruoli e le funzioni e chiedere cambiamenti a tutti gli attori coinvolti. Si deve gestire il cambiamento a diversi livelli e la deve gestire simultaneamente. Brevemente, si trovi di gestire la resistenza a livello dei singoli individui, a livello dei gruppi di lavoro o uffici e a livello dell'intera organizzazione. Insieme vanno gestiti. Ad esempio, a livello individuale, molte persone pongono resistenza al cambiamento per abitudine, per il loro bisogno di sicurezza nel proprio lavoro, per paura di quello che non lo sanno fare, ma io posso imparare questo e così via. Cioè, è noto che una persona può resistere attivamente o passivamente. A livello di gruppo, un gruppo può avere paura di perdere l'autonomia, o il potere che ha organizzato. Forse non ha gli stessi valori di un altro gruppo nella società. Normalmente questo è un po' più facile quando un comune ha 4-5 dipendenti, ma anche in quello ci possono essere microgruppi. A livello di organizzazione abbiamo la struttura dell'organizzazione, la cultura, comunicazione forse non efficace, risorse che devi decidere come spendere, il management e il rapporto fra il management dell'organizzazione e l'organo politico che non deve gestire il comune. L'organo politico ha un altro ruolo e è separato dalla struttura. Se le due mescolano, ci sono delle difficoltà non da poco. Quindi questo tipo di resistenze possono essere aperte, immediato, si manifesta dubbi, lamentele, si vuole cambiare, si cerca di indurre gli altri a resistere. Possono essere implicito, nascosto, troppo passivo, ritardiamo il cambiamento, non aiutiamo. Questo genera sempre una serie di cose negative. Vi posso citare uno in cui ho partecipato, diciamo, come osservatore, consulente osservatore qua, dove un RTD, guardando i bandi PNRR, e avendo un fornitore, stesso fornitore di servizi informatici da oltre 20 anni, da 20 anni stesso fornitore. Questa RTD ha detto, sai, dobbiamo approfittare di questi bandi PNRR, siccome dobbiamo lavorare su tutto questo, e la dobbiamo fare un bando in cui invitiamo diversi fornitori. Io non voglio trovarmi sempre in lock-in, e ne abbiamo parlato del problema di lock-in, con un unico fornitore che non cambia mai. Sono consapevole delle difficoltà che ci sono se dovessimo cambiare i fornitori.
eventuali costi, formazione, confusione. Cioè, non è facile e lo sappiamo. Ma queste persone hanno detto, se io voglio fare le cose per bene, come si deve, io voglio fare un bando invitando diversi fornitori, ma voglio anche invitare i nostri attuali fornitori, vinca il migliore. Okay? Il nostro attuale fornitore è chiaramente favorito, perché probabilmente costerà meno per la migrazione, conosci già come funziona qua, quindi è favorito, ma non è garantito che vinca. Okay? Quindi facciamo questo tipo di bando e vinca il migliore. Ha riscontrato un terribile resistenza all'interno del proprio comune da parte degli altri responsabili di settore che dicevano, ma sta scherzando, vuol dire che noi dobbiamo imparare un nuovo software per il bilancio, per l'ufficio tecnico, per questo, per quello. E c'era una resistenza totale, assoluto, al punto che non era riuscita a far partire il bando. Non era riuscita a farlo uscire. E questo aveva rallentato tutto per un paio di mesi, più di 2 mesi, e al punto che si stava rischiando di perdere il finanziamento. Non si riusciva a sbloccare la situazione. Beh, eventualmente abbiamo fatto una riunione e l'abbiamo analizzato insieme anche col vertice politico queste situazioni e insieme con l'RTD, con gli altri responsabili, con la politica, siamo riusciti a convincere tutti che l'approccio di questo RTD era del tutto ragionevole, okay? E del tutto accettabile. Altri RTD scelgono strade diverse. Non è che voglio caldeggiare uno anziché l'altro, ma voglio dire, sono passati mesi. Cosa è successo alla fine? Se non riesce a convincere i colleghi, pongono resistenza, come hanno fatto in questo caso. Alla fine, perché siamo riusciti a sbloccare? Perché l'RTD ha detto, ma guarda ragazzi, voi potete partecipare alla commissione per valutare il software per i vostri settori di riferimento. Quindi non è che io decido cosa è il software migliore per il bilancio o questo. Quindi l'ha coinvolto. E secondo, l'abbiamo fatto notare a tutti, i poteri formali che il CAD dà all'RTD. Quindi volendo l'RTD potrebbe dire io lo faccio perché lo faccio io. E a quel punto il sindaco dice o cambia l'RTD o sei obbligato a fare quello che chiedi questo RTD. Non hai scelte, o lo rispetti il ruolo o cambia persona. Se chiaramente non volevano cambiare persone, andava rispettato il ruolo. Ma prima di insistere sul ruolo c'era opportunità di avere un chiaramente con i colleghi, okay? E di coinvolgerli, perché lo sappiamo, quando le persone sono coinvolte in un cambiamento, quando si sentono un po' responsabili per le scelte, la resistenza si riduce molto. In un altro webinar ne parleremo, io ho evidenziato una serie di problemi, ma in un altro webinar ne parliamo di come gestire specificamente il cambiamento organizzativo. Volevo solo accennare l'importanza di questo, perché non possiamo capire il vero ruolo dell'RTD senza inquadrarlo come gestore, motore di un cambiamento organizzativo. Non è un ruolo strettamente tecnico, è un ruolo manageriale. Mi viene di dire politico-manageriale per i rapporti sociali con gli altri colleghi, ma è un ruolo manageriale di gestire il cambiamento. Ed è quello che si intende nella definizione delle competenze, che ci sono quelle informatiche, quelle di giuridiche e ci sono quelle manageriali, e si intende in questo senso. Abbiamo detto che adesso l'Agid
ha potere sanzionatori, esercita la vigilanza e il potere sanzionatorio. Okay? Quindi chiunque può presentare al difensore civico per il digitale, attraverso proprie aree, le segnalazioni e AGID, ove abbia notizie di un possibile violazione, dispone gli accertamenti necessari. Potere sanzionatorio, ad esempio l'acquisto di servizi informatici da fornitori non qualificati, può essere sanzionato con importi che vanno da un minimo di 10.000 euro ad un massimo di 100.000 euro. Questa è una sanzione pesante. Okay? Quindi AGID ha poteri sanzionatori. Poi mi dite, ma lo fanno? È serio? Si stanno scherzando? E dico, guarda, questo è dal sito AGID. Le sanzioni amministrative dal fine novembre 2021, quindi neanche 2 anni fa, hanno fatto analisi su articoli del CAD, inottemperanza alle richieste, dati falsi o incompleti, sistema di pagamenti, customer satisfaction, che ripeto per tutti i servizi digitali va creata la possibilità per i clienti, per i cittadini, di esprimere il loro soddisfazione, procedimento ai fascicoli informatico, accesso ai documenti, open data, SPID, carta elettronica e identità elettronica, i servizi in rete, accesso con identità digitale, cybersecurity e così via. Queste sono le cose che controllano l'AGID. Un altro, che non si comunica esclusivamente tramite domicilio digitale. E qui non è detto che io sono un piccolo comune, quindi sono escluso. Mi dispiace, ma è uguale per tutti, grandi e piccoli che siano. Questo è lo stato dell'arte fino a 31 dicembre dell'anno scorso. Accertamenti preliminari che sono stati avviati, 9.337 amministrazioni, 509 centrali, 4.800 comuni, vari altri enti, ASL, regioni, così via. 19 regioni su 20, AGID si muove in questo senso, quindi conviene per il comune di muoversi per evitare queste sanzioni, perché l'AGID si sta muovendo. Ok, abbiamo nominato l'RTD, no? Esce la lettera all'ordine del sindaco e un certo tizio è nominato perché ha tutte quelle competenze. Okay. Se non hai quelle competenze, ti devi far aiutare, ti devi chiedere l'aiuto a un consulente esterno, ma attenti. I consulenti esterni ti possono aiutare con le competenze tecnologiche, ti possono aiutare con le componenti giuridiche. Normalmente, cioè, anche i colleghi che sono, diciamo, i giuridici possono aiutarci con questo. Le competenze manageriali, le competenze, le conoscenze dell'organizzazione, è molto difficile trovare questo con consulenti esterni. I consulenti esterni ti possono dire questi sono gli adempimenti formali richiesti all'RTD. Devi scrivere quello, devi attuare questo, queste scadenze. Questo sì, e vi conviene farti aiutare da queste persone. Ti conviene approfittare dalle reti di assistenza per i responsabili, perché ci sono reti di assistenza per i responsabili. Vediamo fra un pochino queste reti, ma prima fatti aiutare immediatamente, trovi un consulente esterno e fatti aiutare. Cerca le reti di assistenza e comincia a discutere con i colleghi. I primi passi. Se è stato nominato, istituisce quell'ufficio, non lavorare soli, non lavorare in un vuoto, coinvolgere gli altri colleghi. Devi pubblicare i dati sull'IPA,
deve verificare le più immediate scadenze del piano triennale per informatica nella pubblica amministrazione, ovvero il documento LAGID, il quale è stato aggiornato all'inizio di quest'anno, perché vostro comune deve avere un proprio piano triennale, è legge. E mi pare, se non sbaglio, che la scadenza per la versione 2023-2025 sarà a settembre. Quindi dovete scrivere il vostro piano e nel piano vi consiglio di inserire le risorse economiche necessarie per la realizzazione, che poi devono trovare riscontro nel bilancio di previsione. Il piano triennale si lavora insieme con le altre figure del comune. Okay? Perché poi, quando la giunta deve approvare il bilancio di previsione, se non hai messo i soldi dentro, è difficile fare il lavoro. Nel piano triennale hai già predisposto negli obiettivi del piano gli obiettivi che si troveranno nel piano di performance per quanto riguarda il digitale, che peraltro possono essere obiettivi non solo settoriali per, diciamo, gli informatici, ma sono molto facilmente inquadrati come obiettivi orizzontali che coinvolge tutti i diversi uffici del comune. Quindi hai già, con piano triennale, anche individuato obiettivi per il piano della performance. Le scadenze. È facile trovare le scadenze. Potete leggere il piano triennale dell'AGID e tirar fuori le scadenze. Puoi andare online e trovare siti che hanno fatto proprio questo lavoro. Questo è uno, ok? Che ti fa vedere quali sono tutte le scadenze previste. Questo è un altro, okay? Che ti fanno vedere le scadenze e che dice, rispetto al passato, al precedente versione, edizioni del piano triennale, queste sono le novità, le differenze e così via. Quindi non è difficile trovare qualcuno che abbia già fatto il lavoro di leggere il piano triennale e tirar fuori un elenco delle scadenze. Una volta che sai le scadenze più immediate, si cominci a lavorare, a realizzare quelle, a fare quello che devi per fare quello. Qui dico, se hai le competenze, ti metti a lavorare. Se non hai le competenze, chiedi aiuto. Non lasciare che l'inerzia, io non so come fare, trova, e ci sono consulenti esterni che vi possono aiutare. Quindi ho già detto le altre figure che devono essere coinvolte, che sono coinvolte, responsabili per la gestione documentale, conservazione e così via. E l'RTD lavora con tutte queste persone in un modo o l'altro. Le reti di assistenza, qui ci sono alcuni, ci sono quelli pubblici, c'è Farmer stesso, ci sono privati. Tutte queste cose possono coinvolgere possono essere di vostro aiuto. Okay? Quindi a questo punto io vorrei interrompere la mia condivisione, se posso, e semplicemente dire, non lavori soli. Per chiudere vorrei dire, non lavorate soli. Nominate, create l'ufficio per la transizione, coinvolgere i colleghi, farli partecipare. Questo non è un processo di adempimento normativo, è una transizione a una nuova organizzazione, un nuovo modo di pensare e di fare un ente pubblico, di fare un comune. È diverso e non deve essere inquadrato come un stretto processo tecnico. Per far funzionare, per minimizzare le difficoltà, per essere certo che non stai dimenticando qualcosa, coinvolgete i colleghi. Questo è l'ufficio per le transizioni digitali. Coinvolgeteli, farli partecipare. Due, se non hai le competenze, se non hai la visione di informatica necessaria di capire
Che cavolo è questa transizione digitale? Perché è un vantaggioso? Perché il governo, l'AGI, Dipartimento, Presidenza insistono che facciamo questo? Quali sono i vantaggi? Non è detto che tutti condividono, hanno questa visione. E se non hai, ti fai aiutare. Okay? Trovi i soldi, trovo un consulente, ripeto, ce ne sono, fatti aiutare. Vai online, cerca quelle reti di altri RTD che condividono conoscenze, informazioni, problematiche. Dice, io l'ho risolto così, io ho parlato con questo, io uso quel consulente, mi trovo bene, io ho provato quello e non mi sono trovato bene, e così via. Utilizzate questo e soprattutto non perdete tempo, perché ve lo posso garantire. Uno, l'AGID si muove e farà sanzioni. E due, se fra qualche anno un comune che non ha attuato la transizione al digitale sarà o commissariato o quantomeno il suo sistema informativo sarà commissariato e sarà l'AGID o il governo a dire bene, usiamo il nostro sistema. Non siete stati in grado di fare queste cose, ve lo facciamo noi. Perché è evidente che se AGID può fare l'ANPR per tutta l'Italia, può fare il sistema informativo di un piccolo comune. Okay? Però ci saranno le sanzioni prima questo e sarà fuori poi il controllo del comune stesso. Quindi con questo io vi ringrazio, ho concluso e buon proseguimento. Grazie David di averci dato insomma tutti questi spunti e soprattutto insomma di aver insistito diciamo sull'importanza e sulla non solo delle competenze specialistiche che sono richieste diciamo per le funzioni del responsabile della transizione digitale, ma anche diciamo soprattutto per le competenze diciamo manageriali che sono richieste e sull'opportunità appunto di fare rete in tutti i modi diciamo e quindi di sfruttare diciamo tutte le possibilità che vengono date appunto sia per esempio da questo progetto sia appunto dall'esterno perché appunto sono molte in questo momento è insomma c'è parecchia anche offerta su questo fronte ed è importante andare avanti. A questo proposito volevo darti c'è in chat un collega che ci chiede diciamo riguardo appunto alle figure diciamo a tutti questi responsabili presenti nei insomma a vario titolo diciamo nei comuni se c'è un problema appunto di possono coincidere nella stessa persona il responsabile privacy, il responsabile conservazione documentale, gestione documentale eccetera possono coincidere anche con la figura del responsabile alla transizione digitale? La risposta è in generale sì. C'è un'eccezione importante ed è se il ruolo va in conflitto specifico con un altro. Ad esempio, è responsabile per la trasparenza, no? Non può essere la persona a quale investiti potere in caso di inerzia per la pubblicazione. Per esempio, io faccio una domanda di accesso civico e dico al comune, voi dovete pubblicare questo documento, ho un accesso agli atti e chiedo qualcosa. Se il comune se non risponde nei tempi previsti, la normativa dice che in caso di inerzia del responsabile subentra un'altra figura. Okay? Chiaramente se io sono la figura che subentra in caso di inerzia, non posso essere la figura che è inerta. È un chiaro conflitto di questo tipo di ruolo, quindi in quel caso devono essere due persone diverse. Ma questi sono gli unici esempi. È come il revisore non può essere il revisore del bilancio, non può essere l'estensore del bilancio, non puoi controllare te stesso. Quindi, eccetto i casi
dove i ruoli sono per la loro natura incompatibile, palesemente incompatibile, nulla osta a avere la stessa persona svolgere più ruoli. D'accordo, grazie David. Io direi che appunto può intervenire se attiva la webcam anche il collega Mauro Cutti, appunto responsabile della transizione digitale dell'Unione dei Comuni della Carnia, che ci appunto racconterà la sua di esperienza, insomma, proprio appunto per aver creato, diciamo, questa figura di responsabile della transizione digitale associata, diciamo, e quindi qual è stata la sua esperienza, positive, negative, quali sono le criticità che ha incontrato, diciamo, nel gestire, diciamo, questa nomina e questa modalità, diciamo, un po' nuova. Prego, Luca. Buonasera a tutti. Io sottoscrivo ogni sillaba di quanto ha detto David Ari su questo riassunto, insomma, del ruolo del responsabile di transizione digitale. Nel nostro caso, noi come comunità di montagna abbiamo avuto, diciamo, quasi un passaggio naturale verso questo ruolo, perché essendo un ente sovraterritoriale di ambito che già fa dei servizi associati sia nell'ambito ICT che del personale e di altri tematismi ancora, partiva già dal 2005 con i servizi digitali. Quindi noi partiamo già da una conoscenza del territorio dal punto di vista del digitale, e quindi con un lavoro appunto che parte da lontano su questo, portando anche delle standardizzazioni, insomma, sulle modalità di lavoro, insomma, sulla sicurezza, sull'amministrazione di sistema. Quindi tecnicamente partiamo da lontano. L'introduzione della figura dell'RTD, insomma, della possibilità di farlo in forma associata, è stato un passaggio, una sfida che in qualche modo abbiamo raccolto. Noi abbiamo circa una trentina di enti aderenti alla 28, sono aderenti al servizio, diciamo, associato ad RTD, e sono comuni che vanno su, cioè, di piccole dimensioni, quindi da 4 dipendenti fino agli 80-85, insomma c'è un po' un fritto misto, no, sulla composizione. Quindi raccogliendo tutte quelle perplessità che i piccoli comuni chiaramente manifestano, e con i dubbi e con le difficoltà che hanno per poter seguire, no, questo percorso agile. Siamo passati da una fase di visione, come diceva giustamente anche poco fa David Harris, di mero adempimento, a una, diciamo, un'interlocuzione che va più a guardare sul medio e lungo periodo. Quindi noi abbiamo, con la collaborazione di questa amministrazione, di queste ultime due amministrazioni, abbiamo avuto la possibilità di assumere delle persone che si occupassero di digitale. Quindi il nostro RTD associato non è l'informatico solo, che si cala dal punto di vista tecnico, ma ci sono dei profili amministrativi e giuridici che seguono i comuni sul percorso del digitale, in collaborazione, nel caso del Friuli Venezia Giulia, con la regione con cui gli enti sono convenzionati per l'erogazione dei servizi, e anche della società in-house che la regione Friuli Venezia Giulia ha, che è l'INSIER. E in fase di partenza, come diceva sempre David Harris, noi ci siamo fatti anche aiutare, e tuttora diciamo lo facciamo, anche con delle competenze esterne. Michele Dionello è stato sicuramente un importante supporto nell'avvio di questo servizio. Poi adesso stiamo camminando con le nostre gambe. Però diciamo, il totale dei nostri dipendenti sono circa 400, quindi un comune di medie dimensioni, e ci occupiamo di accompagnarlo e verificare, diciamo, quanto viene fatto sul percorso della transizione digitale. Quindi noi produciamo i piani triennali, inseriamo comune per comune degli obiettivi che siano verosimilmente raggiungibili, non che siano dei copia e incolla dagli anni precedenti, quindi partendo dagli obiettivi del CAD e declinandoli poi su quello che quell'ente può effettivamente fare. E poi ovviamente monitorando il risultato, mappando gli adempimenti, facendoli anche, perché la dichiarazione di accessibilità, no, diciamo tutte quelle che sono le
anche le scadenze che Agi richiede, quindi anche con il monitoraggio dei siti, con i validatori, l'interlocuzione dei player esterni che gestiscono il sito. Quindi cerchiamo di essere presenti in questa, diciamo, in questo ruolo in luogo del comune, con cui però manteniamo l'interlocuzione. Ecco, una delle degli aspetti positivi è che, dovendo continuamente entrare in relazione con il comune, anche i nostri interlocutori nel tempo maturano una consapevolezza, una conoscenza diversa dei temi del digitale, non perché diventano tecnici, ma perché familiarizzano con delle linee guida, diciamo azioni, no? Anche amministrative, che sono funzionali al digitale. Non ultimo il discorso del PNRR. Noi stiamo seguendo sulle misure digitale e supportando gli enti in questo, anche nella redazione dei capitolati, diciamo, nelle dichiarazioni che i fornitori devono fare, quindi anche producendo assieme alla centrale di committenza anche delle richieste di preventivo che siano finalizzate correttamente al PNRR. Quindi non è il preventivo fammi i servizi per il sito web che dopo io ti giro il contributo. No, hanno attuato proprio una logica diversa. E in questo contesto è nata e si sviluppa anche una maggiore interazione con altre figure del territorio regionale, quindi con altri responsabili, con altri enti che hanno gli stessi problemi. Quindi in questo percorso c'è un'evoluzione, non è solo l'adempimento, oddio, sono un piccolo comune, non ho le competenze, non ho le persone, non so cosa fare, del digitale non so nulla, cosa faccio? Nomino segretario. Di solito le soluzioni sono, no, mediamente, almeno nei nostri casi, erano potevano essere queste. Per quanto possa portare la mia esperienza, devo dire che riuscire a fare le aggregazioni fra comuni è l'unica soluzione che io ritengo adeguata o che sia tendenzialmente adeguata a quanto Agi prevede. Pensare che sia il singolo comune di 6, 8, 10 dipendenti a rivestire questa carica è difficile, cioè di difficile sostenibilità nel tempo, anche avvalendosi delle consulenze esterne, perché la consulenza esterna è qualificata, ha tutti i vantaggi di questo mondo, però il vivere internamente e presidiare, monitorare e sapere, avere consapevolezza di come devono funzionare i propri sistemi informativi, non è una cosa che, a mio modo di vedere, personalmente, è facilmente raggiungibile solo con figure esterne. Quindi il mio suggerimento è quello di poter creare delle reti di RTD, delle istituzioni, quindi anche a livello amministrativo, dal momento che una nomina politica, l'amministratore, gli amministratori sul territorio, nei vostri territori, sarebbe bene affrontassero questo tema sulla possibilità di affrontare la transizione al digitale. Quali sono le criticità che noi abbiamo trovato? Le criticità per quanto riguarda il comune sono sicuramente la non conoscenza del contesto normativo, no? Come i contenuti tecnici, il non raggiungimento del piano triennale, degli obiettivi del piano triennale del CAD, la visione che è di adempimento, non di percorso, non di evoluzione, il fatto di dipendere da qualcuno che non fa parte dell'ente, o perlomeno non conosce bene l'interno, quali sono le dinamiche dell'ente, i propri processi, i procedimenti, il percorso organizzativo. E di conseguenza l'intervento è con una visione che è molto di prossimità, non di breve periodo, proprio di prossimità. Finito il problema della scadenza dell'adempimento, dove devo iniziare a costruire qualcosa, lì diventa difficile, perché inizio a alzare il telefono con i fornitori, perché mi aspetto da loro che ci sia una risposta. E qui il mercato della pubblica amministrazione io lo considero come un mercato un po' reattivo, non proattivo. Quindi il fornitore si adegua solo quando deve, non perché ha una visione di medio e lungo periodo, almeno non sempre, sui temi del digitale, così come dice Agi, perché Agi sta andando verso l'interoperabilità, la neutralità nei confronti del mercato e anche la condivisione dei dati. Tutto questo non è proprio
fonte di business per il mercato. E quindi mi ripeto dicendo che avere internamente delle consapevolezze è importante. Le difficoltà che abbiamo incontrato inizialmente con i comuni, dal nostro lato, nel senso, possiamo fare la nomina come RD associato? Sì, va bene. Sempre la visione di soli di adempimento, ok, sono riuscito a spostare un problema all'esterno. E di conseguenza anche l'amministratore non è sempre consapevole di quello che sta facendo. Io adesso faccio una media del pollo, c'è quello più virtuoso, quello meno virtuoso. Mediamente non è sempre così consapevole. E di conseguenza firma la nomina a un qualcosa che poi non sappiamo bene, no? di cosa stiamo parlando. E se d'altra parte non mantengo io come ufficio associato un presidio, un continuo contatto, io anche mi diresponsabilizzo nei confronti degli adempimenti. È un problema loro, rispondono loro. In realtà sappiamo benissimo non essere così, perché le responsabilità in carico al comune e al RTD. RTD, nel giorno in cui non c'è interlocuzione, l'RTD si dimette, il comune continua ad avere problemi. Pertanto abbiamo iniziato con poco, con la consapevolezza che è un percorso, che non possiamo cambiare la pubblica amministrazione dall'oggi al domani, tenendo in considerazione che Agid, almeno sulla nostra lettura, va sempre di più verso l'aggregazione delle informazioni e condivisione a livello nazionale, va sempre di più sull'accessibilità cittadino impresa nei confronti dell'azione amministrativa, quindi io accedo a tutto ciò che mi riguarda all'interno della pubblica amministrazione. Amministrazione trasparente con l'anticorruzione qualche anno fa, adesso con la condivisione dei procedimenti e tutto quello che riguarda il singolo cittadino. Queste direzioni comportano a livello anche di infrastruttura, anche a livello di scelte, una posizione. Quindi, di conseguenza, l'aggregazione può dare maggior risultato, secondo me, che non trovare l'escamotage per scaricare la nomina a uno dei dipendenti che magari è più sensibile ai temi del digitale, quindi viene subito individuato come possibile interlocutore. Sto pensando, non so, se ci sono delle domande su questo, forse diventa più facile anche tarare magari delle risposte o comunque un argomento. Potrei dire ancora che come il nostro ufficio, per esempio, lavora, no? Quali sono gli strumenti e quali sono le risorse. Ora, dicevo, abbiamo circa 28 enti, che non sono solo comuni, ma ci sono anche consorzi e anche un'altra comunità, e facilmente aumenteranno perché sono costanti queste richieste nel tempo, no? Ma più ti specializzi, più offri il servizio, più riesci a condividere e più diventa poi anche il passaparola, sapete come funziona con le convenzioni, no? Dicevo che noi abbiamo una persona giuridica a tempo pieno, una persona con profilo giuridico a tempo pieno, quindi chi segue costantemente la parte dell'adempimento, delle normative, delle linee guida, ok? Quindi ha questa visione. Poi c'è anche una parte componente tecnica, essendo noi nell'ambito del CT, quindi sulla lettura tecnica di quelli che sono gli adempimenti, le cose richieste, insomma, sulla terminologia, no? Che poi viene utilizzata e applicata alle soluzioni. C'è anche una componente amministrativa, ovviamente, perché dovendo fare un servizio associato ci sono anche delle componenti amministrative, e poi c'è anche la figura dell'RTD, che in questo caso, in questo momento, sono io. Domani mattina potrebbe essere qualsiasi altra persona a ricoprire questo ruolo. Noi abbiamo, per poter gestire molti enti, ovviamente ci siamo attrezzati con delle piattaforme, software, che ci consentissero la mappatura degli adempimenti, le situazioni, gli inventari dei comuni, diciamo tutta la tracciabilità di quanto viene fatto, in modo tale che abbiamo un quadro che ci consente in modo più agevole il monitoraggio di chi fa cosa all'interno degli enti. Una facilitazione magari rispetto ad altre realtà, nel nostro caso, è che avendo già un vissuto tecnico di convenzione che ci consentiva di aver normalizzato un po' l'installazione all'interno dei comuni, sia come infrastruttura che come software, ci ha sempre, diciamo, ci ha messo al riparo da fughe in avanti che l'ufficio poco consapevole poteva fare dal punto di vista tecnologico. Il discorso del lock-in, faceva prima,
È importante, spesso a me è capitato di rispondere a delle richieste, posso acquistare questo software? Bene, il nostro compito è stato verificare con il produttore che ci fosse, o se fosse in SaaS con la qualificazione, o ci fossero le componenti di interoperabilità, di regole tecniche, e ci siamo provati anche a dire di no, nonostante il software fosse spettacolare per l'ufficio perché gli faceva diciamo che i ricami sulle loro esigenze, sulle loro fabbisogni, però non era conforme dal punto di vista agile. E quindi questa interlocuzione per me è stata facile. Sentendo dei colleghi mi rendo conto che qualche volta non è sempre così, perché si muove lento in autonomia, magari inconsapevole che ci sia questo problema, va sul mercato, preventivi, affidamenti, e dopo c'è il problema del lock-in. Dal punto di vista della attività di sviluppo, la nostra convinzione, condivisa anche con alcuni altri enti della regione, è che quanto più dovremo andare verso una gestione del dato, se non a livello nazionale, anche a livello regionale o territoriale, che sia standardizzato, ovvero i comuni, l'aggregazione dei comuni, la massa critica decide quali sono gli standard all'interno del perimetro normativo AGI su cui far confluire le informazioni che loro gestiscono. Poi il mercato, i player, sono quelli che alimentano attraverso le loro applicazioni e quelli che vanno ad utilizzare queste informazioni. Per cui il nostro punto, cioè la nostra visione nel prossimo futuro è questo. E per fare questa attività, ovviamente, noi in autonomia da soli faremo ben poco. Abbiamo bisogno di una rete. Quindi la condivisione, la rete, la crescita, lo sviluppo di quelli che sono i temi legati al digitale, per la nostra lettura sono imprescindibili. Come singolo comune, non riesco a immaginare quale sia, se non andare al traino di qualcosa che mi viene proposto dall'esterno, possa essere la soluzione. Quindi se ci sono delle domande, ben volentieri, altrimenti io faccio presente che su quella domanda do anche la mia risposta. Io sono sia RTD che responsabile della gestione documentale e della conservazione estetica, quindi sì, le tre cose sono compatibili. Questo così è un po' la nostra sintesi sul tema dell'RTD associato. Mi piacerebbe poter magari essere magari più preciso sulle esigenze del singolo comune, perché, ripeto, avendo tre comuni da 4 dipendenti a 80, c'è un range di richieste, di temi affrontati che è abbastanza ampio. Quindi, in attesa, diciamo, che ci sia qualche altra domanda da parte dei colleghi, faccio io una domanda. E sulla, diciamo, come siete intervenuti, appunto, e se siete intervenuti, diciamo, sulla formazione, diciamo, sul rafforzamento competenze con i vostri dipendenti, perché immagino che questo sia, diciamo, un problema importante. Abbiamo iniziato nel 2021, una volta istituito l'ufficio, abbiamo iniziato seguendo le indicazioni del Dipartimento della Funzione Pubblica. Quindi, primo step, syllabus. Quindi somministrare a tutti i dipendenti, ai vari livelli, a tutti i dipendenti del momento che potevano seguire questi percorsi, la formazione. C'è stato proprio a livello territoriale, quindi abbiamo fatto per una trentina di enti, insomma, anche in collaborazione con un'altra entità territoriale, grazie nel nostro caso a Compa PPG, che è la fondazione regionale che si occupa anche di formazione e consulenza. Vuol dire che noi adesso con l'ufficio personale, con la collaborazione anche dell'ufficio personale, che è anche nel nostro caso un servizio associato, abbiamo la mappatura di quali sono i collaboratori, i dipendenti, ma anche il loro curriculum. Quindi manteniamo questa possibilità, in modo tale da avere un percorso formale, un percorso che comunque è dimostrabile anche all'interno del piano triennale. E per questo prima parlavo di obiettivi sostenibili, perché quando parliamo di formazione ci affidiamo a questo, sappiamo che viene fatto. Ed è il primo step dal nostro punto di vista da rispettare nei suoi tre livelli di approfondimento.
Quindi questa è stata la prima risposta. Poi ovviamente ci sono delle formazioni di carattere più specialistico anche nell'ambito digitale, però lo zoccolo duro per la nostra amministrazione è quello. Grazie, sì, volevo appunto, sono contenta che tu abbia citato il syllabus, diciamo, è stato un progetto sul quale anche noi come Formez abbiamo dato il nostro supporto, veramente lo stiamo ancora dando, diciamo, anche se su un altro fondo, in questo caso sul PNRR, ed è stata appunto un'esperienza molto importante, cioè quella di partire, diciamo, dalla rilevazione del gap di competenze per poi arrivare a un orientamento, diciamo, su una formazione, anche se ovviamente competenze digitali di base, diciamo, adesso poi, diciamo, l'offerta formativa sarà ampliata, insomma, nei prossimi mesi ed è disponibile, però naturalmente invito tutti i colleghi che stanno partecipando al nostro webinar, diciamo, a cercare di utilizzare, diciamo, questa opportunità che credo che, insomma, sia molto utile per tutti quanti. E non so se David vuole aggiungere qualcosa, se no, ecco, possiamo andare, diciamo, ecco, qualcuno ci sta facendo delle domande che vi riporto. Come interagisce il responsabile della transizione digitale della comunità con l'ente regionale? Cioè, quali sono i vostri rapporti? Come va? Sì, non sono lineari come l'evoluzione di prima, nel senso che ci sono momenti in cui c'è convergenza di progetti ed obiettivi, ci sono momenti in cui invece non è così, come... Io parto da questo presupposto. Noi abbiamo, tutti i comuni, abbiamo una convenzione con la regione, nel senso la regione è con i servizi, è colei che ha la visione di tutto e di conseguenza ci supporta, ci sostiene nelle attività. Però la responsabilità è in capo a me. Sono io che rispondo, c'è un nome e cognome che risponde, non è una convenzione. Quindi ho l'obbligo di tracciare, ho l'obbligo di monitorare, l'obbligo di perseguire degli obiettivi. Anche quando con la regione ci sono delle difformità, se di difformità parliamo, altrimenti c'è un'interlocuzione sui progetti, ovvero se la regione mette in campo dei progetti, noi dobbiamo sapere quali progetti sono e ovviamente che questi, come sicuramente saranno, siano conformi a quanto Agi ci dice. Quindi l'interazione è, dal mio punto di vista, proprio in modo asettico, è. Per me è un interlocutore esattamente come un altro, perché fin quando io incapo io la responsabilità, per me sono tutti interlocutori. Quindi per me sono tutti, tra virgolette, neutri da questo punto di vista. Non c'è una, se era questa la finalità della domanda, un livello di dipendenza o comunque di subordinazione su questo. Assolutamente no, c'è un clima collaborativo. Ok? E come tutte le collaborazioni, a volte vanno bene, a volte vanno meno bene, ma questo non penso di dire niente di sorprendente, insomma, questo. Non so, spero di aver risposto. Grazie, sì, grazie. C'è un altro, credo che, insomma, è una domanda che forse esula un po' dal focus di questo nostro webinar di oggi, ma insomma non so se qualcuno può dare una risposta. La collega che ci chiede, un operatore economico mi ha detto che il finanziamento cloud non include il cambio software, di conseguenza non si può andare in gara per hosting cloud ed eventuale migrazione cambio nuovi applicativi. Mi sorprende questo. Non posso dire a 1000%, ma a 999 direi non è così. Cioè, il passaggio in cloud, ci sono due modalità. La prima è lift and shift, che prevede che prendi quello che hai e lo metti, vieni virtualizzato su cloud. E lì chiaramente non cambi fornitori. Ma l'altra modalità è di andare ad un'architettura nativo cloud, puro cloud. Se tu attuale fornitore non fornisce quello in cloud, per forza vai in un bando di gara per un nuovo fornitore. E se puoi andare in bando per un nuovo fornitore perché tu attuale non ha una versione cloud, puoi andare in un bando per qualsiasi fornitore. Quindi, ripeto, non posso dire che sono certo, ma mi sorprende non poco
che qualcuno afferma che non si può fare. D'accordo, grazie David. Io direi che possiamo, diciamo, andare un po' alla conclusione. Vi volevo ricordare, diciamo, appunto, che la presentazione saranno rese disponibili, appunto, sulla notizia, sul nostro focus territori in rete a breve. E che invece, diciamo, la registrazione l'avrete disponibile da domani, che il prossimo webinar sarà appunto il giorno 18, e si parleremo, diciamo, del piano triennale per l'informatica e degli aggiornamenti del piano triennale dell'informatica. E a fine di questo webinar sarete rinviati ad una pagina dove vi preghiamo, insomma, potrete rispondere ad un sondaggio. E la cosa, diciamo, più importante, che forse prima ho mancato di dirvi, è che naturalmente, diciamo, questo nostro ciclo di webinar ci sta, appunto, è una parte, diciamo, delle attività del progetto FAST dell'ambito A. Con voi, diciamo, ragioneremo e faremo insieme dei microprogetti e quindi, diciamo, qualcosa anche di concreto che insieme decideremo anche sulla base di quelle che sono, diciamo, faremo insieme un assessment digitale che farete con i nostri consulenti, non il solito questionario, diciamo, a cui rispondere online, ma, diciamo, ma un'attività partecipata dalla quale, diciamo, potranno emergere le vostre esigenze e naturalmente potremo, diciamo, decidere insieme anche le priorità della vostra agenda di transizione al digitale. E quindi con questo, diciamo, credo che vi ho detto tutto, quindi vi rinvio alla prossima, diciamo, al prossimo webinar, che sarà il 18 maggio. Ci sarà, appunto, sempre riceverete l'invito e la notizia sarà, appunto, pubblicata sul nostro sito. Intanto ringrazio tutti quanti. David, Luca, interrompo la condivisione se volete, appunto, fare un saluto. Vi ringrazio moltissimo, insomma, di questa interessante, diciamo, giornata, pomeriggio, diciamo, di presentazione, diciamo, non solo di problemi, ma, insomma, anche di tanti stimoli, diciamo, ad andare avanti e speriamo a fare, appunto, qualcosa anche insieme con il nostro progetto, perché, appunto, uno degli ambiti su cui, se vorrete, diciamo, si potrà lavorare è proprio questo, anche della nomina del responsabile della transizione digitale, come ci ha raccontato Luca Morocutti, diciamo, anche in forma associata, qualora fosse difficile farla, diciamo, in forma singola. Comunque, appunto, poi di questo ne parleremo con le task force che poi incontrerete nei prossimi mesi. Intanto grazie a tutti e buona serata, alla prossima. Salute a tutti.